Buonasera e bentornati con una nuova edizione degli Italiani in Top 100. Questa sera con noi ci sarà la prima intervista dopo tanto tempo, Sales Andrea 98, Top 100 anche di questa settimana. Buonasera Andrea, Ciao ragazzi. benvenuto nel channel e complimenti per essere il primo intervistato di questa nuova Grazie. edizione. Allora, vediamo un po' come abbiamo visto nei video precedenti, ci stanno quest'anno tantissimi italiani in top 100, la scelta era molto ampia, c'è Caccia addirittura tra i primi 10 al mondo, Principe 30-0, Dani Dirra anche 18esimo al mondo 30-0, Santil 23, qualcuno che mi sono perso sicuramente, Christian Fancy 44esimo al mondo, tantissimi italiani, Namaner, nostro anche ex compagno su Pro Club, 59esimo al mondo, Camerisbeck, veramente tanti italiani. Come te la spieghi questa esplosione degli italiani quest'anno? Tantissima gente che fa 30-0. Gli italiani sono sempre stati molto forti su FIFA in generale. Nel mondo degli esport sono sempre molto andati, vedi Principe, vedi Denuzzo, Caccia, sono sempre stati molto forti. E quest'anno vuoi un po' per i server a Milano? Non lo voglio dire. Che comunque era un difetto che prima mancava, non una cosa che ci dà in più, immagino. Sì. Però alla fine l'Italia è sempre stata molto forte su FIFA. Ecco, scorrendo vedo anche Cosimo Guarnieri, anche lui molto costante, 29, tu che comunque questa settimana 29, ma settimana scorsa se non erro 30-0. No, anche settimana scorsa 29, quella Ah, prima 30-0. comunque, cioè, sei molto costante ultimamente nei risultati, 29-30. Siamo là, Più o meno. sempre in top 100, poi magari ci spiegherai qualche segreto per mantenere la concentrazione 30 partite, perché magari un difetto di molti di noi è non riuscire a tenere lo stesso livello per più partite consecutive, quindi magari anche queste cose potrebbero essere interessanti. È la prima cosa che dico sempre a tutti, è la testa. La VL può essere mani, può essere quello che vuoi, ma la testa è sempre al primo posto. Ma in generale, non solo la VL, anche le qualifiche, tutto FIFA è principalmente testa. Poi è chiaro, le mani aiutano. Ti mette Però alla prova FIFA, le tue qualità molto. mentali, insomma. Ma abbiamo visto la top 100, quindi adesso passiamo al tuo share play. Ok, allora partiamo da questa che è la squadra che hai utilizzato questa settimana, se non erro. Per la seconda parte, sì, anche perché ho cambiato AVL in corso. E avevo inizialmente qui per provare Bruno Fernandes Toti, grande giocatore, però avevo bisogno di migliorare anche altri punti della squadra comunque. Cosa non ti ha convinto Bruno Fernandes? No, Bruno Fernandes in sé mi ha convinto molto, anche perché ho utilizzato il rombo largo come modulo. E lui lo utilizzavo COC con rientro in difesa, quindi faceva la doppia fase benissimo. L'ho preso principalmente per questo, perché era colui che insieme a Gullit, ma Gullit non ce la faceva, e riuscisse a fare bene la doppia fase. Poi comunque la difesa vedi sperimentale perché se ne sono già andati. L'hai mandati via, non ti hanno convinto Sì, neanche niente. poco, né Klosterman né Upamecano. Gulaxi, Sculacci io lo chiamo, grande portiere. Mi è piaciuto tantissimo. Poteva mettere Neuer, poteva mettere chi voleva, però lui mi ha convinto davvero tanto. Veramente molto esotica questa squadra. Vorrei anche dirti che personalmente ti avevo puntato nei FIFA scorsi quando facevo queste interviste proprio per la tua particolarità, sia nel fare le squadre sia per giocare. Il Sì, nostro sì. amico in comune Angelo mi aveva spesso parlato di te e di quanto era divertente pure vederti giocare. Purtroppo non siamo riusciti a incrociarci all'epoca. Adesso sono molto Vabbè. felice di averti qua. E magari mi spieghi un po' questa scelta dei giocatori. Cioè, abbiamo visto squadre fotocopia per la maggior parte dei top 100. Tu ti presenti con almeno 5 giocatori, o se non 6, 7, che non si vede a nessuno. Ci spieghi un po' queste scelte, che ne so, pure di Ansaldi, Hakimi. Ansaldi qui dentro, Hakimi va a fare il terzino, Sì. quindi è stato messo là. Potevo mettere Cuadrado a 7, però per non spendere troppi soldi, essendo una squadra comunque provvisoria, dato che non mi convinceva al massimo, ho messo lui a 8. Ansaldi qui dentro per me è più forte di tutti. C'è Ronaldo Toti, ma non è proprio al suo livello. Fa la differenza. E ho provato questa settimana a levarlo, facendo una squadra totalmente diversa.
Ho provato due partite, l'ho cambiata di nuovo rimettendo Azzaldi, è impossibile giocarci senza per me. Allora, il fatto che non usi squadre fotocopia agli altri è perché ci ho provato, non mi ci trovo, non riesco a stare, soprattutto questo è il mio limite, 2 o 3 settimane con la stessa squadra, non mi viene proprio la voglia di giocare, che è la prima cosa. Se ti piace giocare, sei convinto di quello che stai facendo, ti senti proprio molto più forte. E cambiando, provando sempre giocatori diversi, diciamo, è il modo per rimanere sempre al massimo per me. E quindi provando, comunque, alla fine su FIFA ho provato veramente tantissimi giocatori. E piano piano ho capito che Ansaldi è un fenomeno. Kurzawa l'ho fatto perché è da intesa Neymar e Mbappé. È una Sì. cosa davvero importante. E soprattutto anche ora mi sta aiutando per ibridare Neymar, perché ho comprato Neymar e mi sono fatto anche questo ragazzo qui, la sfida, però è davvero scarso. Ci ho provato, Anche lui ma per la doppia Neymar, immagino, quindi. Ti sì, ho detto vabbè, tanto costa poco, ho tantissimi giocatori, me lo faccio. piace comunque fare l'SBC, a parte l'utilità, dico, ti diverte, insomma, ce ne stanno parecchi qua. Ma allora, devo essere sincero, io sono sempre stato uno contrario all'SBC. Perché? Perché sono giocatori non scambiabili, che magari non ti piacciono, vanno a finire nel dimenticatoio. Però, voi Ansaldi, che non me lo sono fatto subito, ero molto scettico su di lui. Il mio amico ha detto, ma provalo, sembra un mio amico che fa Euro 1, sai, che Che giocano prova per sti giocatori. divertirsi. E ho detto, Sì, ma sì. Poi provalo, provalo. È stata una costava poco, se non settimana. erro. Sì, pochissimo. Una settimana è che io dovevano andare bene, ho detto vabbè, buttiamo tutto via, facciamoci una Serie A. Mi sono fatto Ansaldi SBC e veramente sono davvero grato a quella persona per avermi consigliato questo ragazzo. Dybala l'ho fatto perché mi è uscito Ronaldo Totti non scambiabile, la mia unica scolata da FIFA 0, e ho detto ma ho Ronaldo, che faccio? Non li butto sti giocatori per farmi Dybala? Una doppia attesa sicura. Poi Sia con gira e Ronaldo che con rigira. Ansaldi poi fa doppia. Esatto, gira e rigira. Vedo che fa doppio anche avanzato. Me lo sono fatto. Ho dovuto proprio mettermi in squadra questo giocatore. E Kurzawa, lo stesso motivo. Fa doppio a Mbappé, fa doppio a Neymar. Chi sono i giocatori in media di questo gioco? Oltre a R9, Pelé, eccetera, che inarrivabili per il budget che ho. Mbappé, Ronaldo e Neymar. Ronaldo già ce l'avevo. Mbappé e Neymar. Chi fa doppio a loro? Kurzawa. Me lo sono fatto subito. Quindi per il No, resto ci non ho sta come molto ragionamento. SPC, qualche obiettivo. E lui è stato. C'erano tantissimi giocatori. Vabbè, ha Dopo. bellissime stats, quindi Sì, valeva la pena provarlo. proviamolo. Poca roba. Poi magari in futuro lo riproverò. Magari anche DC potrebbe essere provato il ragazzo. Ah, addirittura, un po' Un bassino 82. forse, un 82. Sì. Però si provano le cose. Ho cambiato squadra, come ti ho detto. Comunque, ti sei divertito con questa squadra, però non ti ha convinto del tutto e ha deciso di cambiarla. Sì, allora, considerando che comunque noi verificati dobbiamo tenere un certo. Le Dobbiamo restrizioni. rispettare dei limiti per Ah, sì. le qualifiche. E ad esempio, ti faccio l'esempio di questa squadra: sono 2 Toti o 2 Icon, quindi non potevo inserire un terzo Toti o una terza Icon in questa squadra. 2 Esatto. sopra il 90, oltre a loro 2, quindi in teoria ho Neymar e Dybala. Poi mi pare che erano 4 tra 87 e 89, però ce n'è solo uno e tutti gli altri 86 in giù. Il portiere è libero, quindi posso mettere lui, anche se potrei mettere chiunque, Oblak che quest'anno è davvero molto forte, Ter Stegen molto forte, Ok, Courtois. domanda, ti devo interrompere subito. Cioè, Dimmi. puoi tenere solo 2,91 e non è Sì. né Mbappé né Bruno Fernandes o non so, altri che non mi vengono in mente in questo momento, ma Dybala. Può essere considerato uno di quel No. livello? No. Però diciamo che avevo costruito una squadra in un certo modo. Potrei mettere Mbappé cambiando modulo, eccetera, e levare Dybala mettendo Mbappé esterno. Per ora, visto le qualifiche sono ormai lontane, ci sta la Nations tra poco. Però Dybala è un giocatore che mi è piaciuto, Ti grande piace, sì. Ok, sinistro. Per ora lo lasciamo. ora ci fai vedere anche come lo usi in game, appunto, magari con le tattiche. Sì. Allora, io durante la Weekend League switcho di solito 2 moduli,
sono questo se vedo una squadretta un po' più modesta, un avversario un po' più scarso, cercando di segnare il prima possibile più gol, come ti dicevo, il rombo largo. Ansaldi, pilastro difensivo, è fortissimo. Renato Sanchez davanti, comunque se la cava, Ah, Ansaldi 4-4. CDC. Ah, pensavo Sì. terzino. Ah, no, no. No, 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 lui è veramente un punto fermo del mio centrocampo, è fortissimo. Poi Quindi non comunque l'hai gioca a mai 4 utilizzato skill. terzino? Mai, non so Ah, ho come sia. capito. Ho capito, Ha 4 skill, 5 piedi debole, quindi infatti nel 4-3-1 lo utilizza a sinistra. È davvero, può fare tutti i ruoli della difesa, chiaramente. ho capito. È quello più difensivo tra i due. Sì, anche se Sì. comunque c'ha alto alto, mi pare, quindi si propone, Qualche però golletto lo fa. essenzialmente sì, destro, sinistro, è fortissimo. No, molto interessante. Non l'avevo capito inizialmente. 4-2-3-1, non 4-4-2 nelle partite più No, difficili. Non ti sempre è piace? stato il mio modulo il 4-3-1, anche l'anno scorso, ho sempre provato il 4-4-2, non mi è mai piaciuto. Dopo la patch dei doppi passi ho provato a giocare col 4-4-2, alla fine è molto simile a questo, perché mettendo rientro in difesa Renato Sanchez è una sorta di 4-4-2. Ho provato anche il 4-4-2 proprio, però Questo è era quello che sempre ci là. assomiglia di più, insomma. Ho Sì, capito. quando non mi ha più convinto questo, ho provato il 4-4-2 e ho detto no, torniamo al 4-2-3-1. È un modulo che non mi ha mai particolarmente preso, non siamo fatti l'uno per l'altro. No, vabbè, perché pure la scelta del 4-1-2-1-2, non so se tu conosci altra gente, ma personalmente è la prima volta che mi sembra di vederlo. Allora, per quanto io mi ricordi, mi pare che Denuzzo lo utilizzò all'inizio gioco e metteva Gullit davanti. Però io non sono uno che va a vedere come la gente gioca, quindi non l'ho mai provato seriamente. Dopo la patch ero un po' in crisi, ho detto, e mo come gioco? Mi ricordo che provato mi è piaciuto molto, perché così attaccavo veramente in 5 e la difesa non sapeva che pesci prendere. Per questo anche mi sono levato lo sfizio di Bruno Fernandes Toti, ho provato Renato Europa League, che non vale tutti quei crediti, l'IF mi piace lo stesso, forse anche di più. Però queste sono malattie mentali mie. Bruno E Fernandes COC quindi l'ho sì. utilizzato. Ho capito. Comunque può fare il difensore CDC perché c'ho 82 di difesa, l'attaccante c'ha 90 velocità, 97 tiro, quindi poteva fare veramente di tutto, Molto molto forte. interessante. Poi ci stavi anticipando, comunque hai messo rientra in difesa, quindi è Sì. meno offensivo di quanto sembra. Magari se ci fai vedere un attimo le istruzioni, se usi qualcosa di particolare. Sì, allora, normale lascio molto base i giocatori, come vediamo qua gli attaccanti, lascio solo rimani centrale. Agli esterni anche molto liberi, rientro in difesa, non, perché comunque svariando molto come gioco non mi piace e faccio solo una cosa il giocatore, che ci sono i casi in cui io faccio 1-2 tra di loro due, quindi voglio che Dybala venga a prendersi il pallone, oppure quando la palla ce l'ha, ad esempio, l'attaccante sinistra, voglio che si inserisca, quindi li lascio molto liberi. Quelli che blocco sono, anche lui, solo rientro in difesa, quelli che blocco sono il CDC, che deve stare al centro, resta dietro, intercetta i passaggi, diciamo le classiche istruzioni del Classico, CDC, sì. e i terzini resta dietro. Per il resto vi faccio giocare, diciamo, anche per avere più opzioni davanti. Sì, poi vabbè, ovviamente immagino te li comandi tu con L1, R1 quando Sì, 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 inserire e sì. quando Specialmente gli esterni. venire a prendersi. Le tattiche avevamo visto, vabbè, la solita che va di moda a profondità 7, diciamo questo è diventato un must un po' per tutti. A dire la verità, io ho sempre giocato 4-5. La scorsa VL ho avuto qualche difficoltà vedendo proprio le difese avversarie che facevano movimenti strani, ho detto, ma voglio dire che questo, e ho notato che era questo. Cioè, la difesa che si alzava facendo la tattica del fuorigioco senza che io facessi la tattica del Sì, fuorigioco. Ed è una esatto. cosa che io utilizzo molto, quindi ho detto, ma proviamo. Proverò anche 8, ma non è questo il momento. Un po' più rischiosa, però comunque già te la fanno in automatico così la tattica del fuorigioco, quindi va bene. Sì. Poi ampiezza 4 sia in difesa che in attacco. Parto sempre da cose molto equilibrate, quindi parti 5-5, tutto 5-5. Vedevo che qualcosa non andava, qualcosa andava e le aggiustavo. Mi sono trovato e quindi non l'ho più Così, a toccate tentativi, dall'inizio all'ora. insomma, è andata. Ho Sì. Bisogna sempre capito. provare. Magari uno non ha mai provato, ma è veloce, è il suo stile di gioco. C'è uno che Quindi sperimenta molto anche. sì. Come le sperimenti queste cose? Che fai? Amichevoli? O Ma allora, io durante direttamente? la settimana non Sì. gioco molto, perché va a finire che perdo voglia di giocare, cioè mi scende proprio la concentrazione e in VL rendo poco.
sono cose che io provo le 4-5 Rivals del giovedì per fare il livello 1. Capita qualche amichevole sicuramente durante la settimana, ma non esagerando, perché non ti ripeto, non sono uno che gioca molto. Così provo ad arrivare un weekend molto carico e poi se capita una sconfitta di troppo inizio a provare di tutto. Provo tutto in VL, voi un po' perché non ho più obiettivi, voi un po' perché sono quelle le persone comunque che andrò a affrontare. Diciamo che faccio un po' tutto in VL. No, ma questa cosa è veramente interessante perché spesso c'è la diceria che più giochi, più migliori, più aumenti di livello. Ma non è la diceria, è vero, dipende da persona a persona. Ci sono, vedi Ezers, l'ultimo campione dell'evento. Lui è uno che gioca tantissimo, ha 1000, 2000, 3000 partite, ora non mi ricordo nemmeno. A carico su ogni FIFA, lo ha portato dove è arrivato. Quindi tanto di cappello a lui. C'è chi ha bisogno di giocare, chi, Sì, diciamo. diciamo, non vale per tutti questa cosa. È chiaro. Ripeto, ogni persona va da sé, ognuno si trova con le proprie tattiche, con il proprio modo di giocare, ognuno si divide la VL come vuole. C'è chi preferisce giocarle tutte il venerdì, chi preferisce giocarle tutte la domenica Tu notte, chi ad se esempio? le divide. Io inizialmente me le dividevo molto, diciamo, in maniera equilibrata, una 7-8 venerdì, 7-8 il sabato e restanti 15 la domenica. Però ultimamente un po' vita privata, studio, la domenica erano pesanti 15 partite e quindi ho iniziato a farne di più venerdì anche per avere un punteggio abilità più alto e quindi come vedi sono tipo il quarto, il quinto 29 di questa settimana con un punteggio abilità molto alto e deriva proprio da questo perché ho fatto una decina, 12 partite di venerdì. Orari ce Poi l'hai? orari. Consigliati? Io, avendo fast web a casa, ho orari in cui non devo giocare, non in cui Ecco. voglio giocare. Devo proprio adattarmi perché so che all'una di venerdì crasha e quindi io mi sveglio. Ma il venerdì è dedicato solo alla Weekend League, quindi mi sveglio, gioco. A mezzogiorno stacco proprio per paura. Quante disconnessioni ho avuto quest'anno Sempre durante il all'una mese? de Da venerdì. mezzogiorno alle 2, quindi cerco sempre di. Tanto che mi faccio un'ordine in più, un'ordine in meno. Non mi cambia niente. No, Dunque, non condivido questo rischiare. tuo terrore, quindi mi fa sorridere questa cosa. Poi riprendo a giocare, magari non dalle 3 alle 5, non per falso, ma perché dopo maneggiato, un po' di stanchezza, un po' di sole che entra nella Server stanza. pesanti pure aggiungerei a quell'ora, venerdì. I server pesanti ci sono. Ma server pesanti, io non ho mai trovato essere difficoltà No. di giocare alle 3. Anzi, io ho sempre giocato a questo orario perché non giocando molte persone, i server a me andavano sempre tranquilli. Il problema dei server capita verso le 6, 6 e mezza, perché ci avviciniamo alle 7, esce una sfida, tutti accendono FIFA e là evito proprio di giocare 6 e Là non si mezza, può. 7. Quindi io principalmente gioco la mattina fino a mezzogiorno, dalle 5 fino alle 6, 6 e mezza. Poi se capita la sera, però non vado mai troppo oltre di orario, anche perché se arrivi alle 2 di notte con 5 partite, 10 partite di fila a carico, impazzisci e perdi. Cerco Sì. sempre di dividermele 3-4 alla volta, non esagerando, così che ogni volta che gioco sono sempre carico. No, no, questa cosa è importantissima, quindi anche tu te le gestisci in blocchi comunque al di là Sì, del sì. quante partite ti fai al giorno. E mai cercare di finire troppo tardi la domenica sera. Questi, diciamo, magari sono No, dei questo consigli un po' per assolutamente. tutti validi, non solo per i player del tuo livello. Ma allora, la cosa è che il problema di farne troppe la domenica. Metti caso, arrivi la domenica sera con 15 partite da fare e la gente se ne lascia anche tutte e 30. Però, presupponiamo 15. Tu ne perdi una alla terza, ok? Con quale mente riesci a continuare? Cioè, una volta che perdi, devi comunque rilassarti un secondo, Sì, fermarti. sì, sì. Però, se tu sai, sono le 10 di sera, devo fare altre 13 partite. Metti Tu pure non che ti ne perdi due fermi. di fila, proprio. Esatto, perdi la seconda, perdi la terza, dici sto gioco fa schifo. E Succede a quindi tutti. anche io lo dico, però è anche questo, anche se, testa, testa, dividersi bene le partite, sapere quando giocare, quando non te la senti non giocare, quando devi fare una partita e poi scendi, non la fare, è inutile, tanto che te la fai ora o te la fai un'altra volta, non cambia nulla, la perdi sempre quella. Cioè, nel senso dici quando stai iniziando a perdere e dici continua a giocare finché non vinco, queste cose così. Questa, vabbè, classico proprio questo. Chi non l'ha mai fatto? Anch'io. Però dico anche, sai,
sono... devo andare a mangiare fuori. Che Ah. faccio? Me ne faccio un MVL. Ah no, io sta cosa la faccio. La perdi al 100%. 110%, perde Però, sempre. scusa, in questo modo me ne tolgo una e ce n'ho di meno dopo. Vabbè, No? ma una. Sono Una, non 15 minuti cambia di niente. gioco, non sarà una che ti cambia. Se ne devi fare 4, fattale, chiaramente. Ok. Ma una. È Non cambia sconsigliato quindi nulla. giocarne una alla volta. Non lo sapevo. Una alla volta, se ti trovi così e te ne fai una ora, una fra mezz'ora, una dopo un'ora, se ti trovi e vinci. Però tipo, stai con 3-4 partite a carico, devi scendere. Devi preparare, perché esagerare? Una partita non ti cambia nulla. No, mi fa ridere perché ho avuto una discussione, cioè simpatica, sempre con la mia ragazza sta settimana, era proprio le 5 di sabato, c'era cioè Roma-Juve. Ho detto, vabbè, mi mancano 15 partite, intanto me ne tolgo una. Mi fa, non la giocare che la perdi, poi te incazzi. Ho fatto, no, vabbè, una, sono tutto rilassato, concentrato, vedrai che gioco bene, me la quitta subito. L'ho persa. Perso. Non mi ha detto, non gli ho detto niente perché c'aveva ragione lei, però purtroppo è andata proprio così. Ho giocato a una, ho persa e ho staccato. Ma Vai. te l'ho detto. Non c'è niente da fare. Vabbè, diciamo, è arrivato il momento di vederci la partita. Abbiamo fatto una lunga conversazione di cose interessantissime perché sicuramente al pubblico a casa i tuoi consigli saranno molto utili. Però adesso Spero. vediamo anche come giochi la partita che abbiamo scelto insieme. Tanto vediamo, 607 mi sembra. Sì. Meno 30-0 questa settimana, o sbaglio? Ma allora, da quando c'è stata la patch, la prima settimana è un disastro, 70-30-0, tipo, tutti impazziti, non so giocare. Io che ero uno che faceva veramente solo doppi passi, ho fatto 30-0 cambiando completamente il stile di gioco. Tu ridi, avevo fatto solo una top 100 con il gioco che, diciamo, con cui mi trovavo Piaceva, meglio. ecco. Piaceva fino a un certo punto, però mi trovavo veramente bene. E poi è arrivata la patch e mi ha distrutto FIFA 21 e ho fatto tre top di fila. Chi lo sa? È strano la vita, è strano il gioco. Com'hai risolto questa cosa dei doppi passi che spammavi? Adesso cos'è che E spammi? allora il rombo largo mi ha aiutato. Ti ripeto, attaccando in 5, in 6, portavo veramente chiunque davanti, pur di trovare un passaggio libero perché skill non si potevano fare più. L'elastico non ho mai fatto un elastico, non è proprio cosa mia fare elastici. Doppi passi non si possono fare più. Finte di tiro, quelle sono iniziando a fare un po' di più. Ma principalmente cercavo il passaggio di qualcuno a qualcuno libero. Comunque E meno quindi skill attaccando più in tanti. passaggi. Sì. Ora che comunque sta venendo un po' meno, sono tornato a 4-3-1. Proverò a fare qualche finta di tiro in più, quella là che ti trascina palla con le 5 skill. Vedremo. Suola e scoop turno, quello là, giusto, No, ma anche senza suola, no? Anche senza questa suola. cosa non mi è mai piaciuta suola, questa cosa che hai detto tu che non so ripetere. Non so, io sento che lo chiamano così altri streamer famosi, quindi la copio. Tantissime persone ne abusano anche. Non trovi Non è così nel mio. utile. Non è nel mio stile, come la finta e crocchetta. La facevano tutti, io non riuscivo a trovarne l'utilità contro persone forti, chiaramente. Ovvio, ovvio, sì. E quindi non è proprio nel mio repertorio. Vabbè, come sei particolare nella costruzione delle rose, magari lo sai pure nel giocare, quindi adesso lo scopriremo insieme. E poi mi incuriosiva sapere che ne pensi di questo matchmaking, come ti è andata questa settimana? È stato impegnativo? Allora, ho preso 2 o 3 verificati questa settimana Questo qua ha fatto e 21. lui ha 8-1, c'è Poi abbiamo FIFA Hazard che è pure un visto verificato e altri, abbiamo preso altri 2 tra l'altro, anche top 100, abbiamo visto che ha fatto sì, e questo altri 2 che FIFA non sono nel channel. Devo dire la verità, mi è capitato molto peggio, cioè 10 fuori classe dal 3 all'1, cose incredibili, però comunque qua bene o male vedo molti oro 1, è stata un po' più tranquilla, nonostante i 3-4 verificati, ma... Quali sono le partite più difficili? Personalmente trovo difficoltà tra la 10 e la 20, non so se Io condividi. dalla 15 alla 20, Dalla 15. 14 alla 20, è sempre la partita in cui vedo la partita che perdo, sempre. Infatti stavo Sarà perché notando. le prime 15, diciamo, sono un po' più casuali, poi dalla 15 in poi ti matcha proprio quelli più forti. Ma Non è hai perso giusto, ci questa? sta No. che sia così. Infatti pure stavolta hai perso nelle prime 15, addirittura, forse questa? No. No, sopra stava. Levi Pro anche è un verificato che ha lasciato oro 1. Sì, infatti c'è scritto Fnatic, quindi No, sicuramente fa non è parte di lui. qualche.
No, non è Non lui. è dei Ah. Fnatic, però comunque mi ha Ah. scritto su Instagram, quindi so che è verificato. Ah, Vedi un questo po'. qua, eccolo qua, Impact. Non mi ricordo se è lui, controllo. Sì. 4-3. Partita comunque sembra dalle statistiche non meritata, insomma, la sconfitta. Diciamo che la partita stava addirittura 4-1 per lui, quindi diciamo Ah. terzo e quarto gol suo sono un po' impazzito dopo il secondo e quindi poi provate a recuperarlo. Al 90esimo, tra l'altro, c'è un errore di Joao Felix davanti la porta, proprio lui alla porta. Ma non fa niente, siamo felici di essere arrivati in top 100, Anzi, va bene meglio così. così, tanto Esatto. che è arrivata questa top 100, comunque con punteggio abilità altissimo, dovuto più che altro però hai detto a quando te le giochi, non a livello degli avversari? Come funziona secondo te? Allora, il matchmaking, il punteggio abilità, come funziona? Boh. Nessuno lo sa. E sicuramente giocarne più il venerdì te lo alza, avversari più forti te lo alza, più gol, più tiri, più passaggi, più possesso palla, tutto incide. Però diciamo che principalmente è quello, il venerdì. Venerdì, il Ok. sabato, che comunque anche se ne fai 10 venerdì e poi 20 la domenica. Quindi anche il Non... numero di passaggi, tiri, Tutto, tutto. tutto, tutto, Ah no, sta cosa no, non ci avevo mai pensato, interessante. Vabbè, abbiamo scelto quindi questa partita contro un ragazzo italiano, magari verrà qui a commentare, chi lo sa, se ci sei, Ale Raff, batti un colpo. Anche lui, player comunque verificato, stava 15-1, andamento abbastanza simile. Andiamo a vedere com'è finita. Ok, cambio di account, adesso lo vediamo dal mio share play. Ti volevo chiedere così una curiosità, magari senza senso. Ho visto molti pro che ogni anno si fanno un account nuovo. Che ne pensi di Sì, e questa cosa? per trovare qualcosina in più dai pacchetti, penso Semplicemente almeno, quello. Ok. penso, lo dico perché una volta l'ho fatto anch'io, avevo un account molto sfortunato, avevo scritto male il nome e non c'era ancora il cambio nick, quindi ho detto vabbè, facciamolo, e ho cambiato account, non è cambiato niente, dopo 2 anni è arrivato Ronaldo Toti, comunque quest'anno... Tra top 100, Elite 1, i due giocatori che costano di più che ho trovato sono Lozano, 250.000 crediti, e Zalo, stesso 250.000 crediti. Però, t'ha Nient'altro. ripagato alla fine con questo Ronaldo. Diciamo, meno male, se no finiva male, andavo a prenderli in Canada. Ne è valsa la pena l'attesa, dai. Sì, non è il giocatore che mi aspettavo, però è forte. Poi, ovviamente, tu facendo parte di un team, probabilmente ti hanno dato dei soldi da investire a inizio gioco. Che cosa Sì, serve mi per hanno partire? dato FIFA Points, ma comunque, tanti anche, devo dire la verità, ma Sì. Comunque comunque niente, non ho trovato nulla, zero totale, ho trovato è 4 nei ranking. importante investire all'inizio per essere competitivi, immagino. Decisamente, Sennò decisamente. parti indietro rispetto a tutto il resto dei pro. Ti dico di sì perché comunque io è il primo anno che metto FIFA Points sul gioco, e comunque alla fine sono sempre stato nel giro competitivo. Però senza mai avere grandi Io risultati, ti faccio partire la quindi partita così. Poi continua a parlare, non dobbiamo per meno forza. che non si trova qualcosa di importante, un Mbappé, un Ronaldo a inizio gioco, che comunque valgono molto, la spinta economica serve. Cioè io comunque che non ho trovato nulla, mi sono fatto una buona squadra iniziale, e nonostante non abbia trovato proprio niente, Però è fondamentale quindi... per iniziare, Sì. insomma. Tanto Poi è qua abbiamo chiaro. visto, scusa, questa azione di quello scoop turn, come lo chiamo io, come non so come lo chiami tu, di Ronaldo, appunto, a liberarti al tiro, un tiro molto debole, poteva essere rete questa con un tiro a incrociare da buona posizione. Quindi questo è uno Ti ho stile di detto, preparazione. lo faccio però senza la suola prima. È una cosa che ho... Questo non mi ricordo, come fare 15-1. Ah, qua Sì. abbiamo Bruno. Stavo ancora con Bruno Fernandes, Mi sì, con sembra di vedere Rashford. Bruno dalla fisionomia, sì. Sì. E quindi con il rombo largo sto giocando. Quindi è probabile che vedremo Ronaldo sbagliare parecchi tiri. E non è proprio il ruolo suo. Deve giocare da solo Ah, Ronaldo. 4-2-3-1. qualsiasi versione di Ronaldo o questo in particolare? Sì. E allora, io ho sempre usato il 93. Vediamo. Qua un ottimo Guardala, che filtrante fenomeno. da sorpreso, non so se Sì, l'hai gioca molto selezionato in bene ritardo Filtrante, me lo o ricordo. meno. Vediamo, anzi, vediamolo un attimo insieme. Se potevi
difendere meglio queste situazioni che sono veramente difficili. Lui praticamente si chiama il giocatore con L1 e vediamo Ronaldo che allunga la mano e chiaramente cerca di bucarti alle spalle del difensore. In questo caso tu stai cercando di coprire il portatore di palla. Sì, perché avendo il rombo largo, siamo sempre a questo discorso. Io dovevo prendere Bruno e Sì. tornare indietro, perché altrimenti giocavo con un, vedi, con un Sì. Sì. mediano singolo. E in questo caso bisogna sempre prendere il difensore, qua ho sbagliato io, e tornare indietro. Poi sono stato anche fortunato, Vabbè, ammetto. sei stato bravo perché comunque l'hai messo tu Ansaldi là. Ah, Klosterman, Klosterman, Ansaldi ok. avrebbe fatto gol dall'altro lato. Quindi, Ok. però potevo difendere sicuramente meglio. Però vabbè, hai recuperato. Allora, proseguiamo la partita. Ancora un Anche lui escoot ricopre turn da finta. Ronaldo opposto. Sì. Qua vediamo comunque una buona situazione nata forse da un rimpallo. Però portiere più forte del gioco. Pop. È incredibile Questo quest'anno. che se era, te lo ricordi? Se era la versione if o meno? Ci hai fatto No, caso alla squadra dell'avversario? non me lo ricordo. Anche questa scelta di giocare col rombo largo, questo perché non ti aveva impressionato l'avversario? No, allora, qua nel momento in cui giocavo ancora con Bruno Fernandes Toti, giocavo col rombo largo a prescindere. È stato verso la fine che ho cambiato squadra, che ho levato lui, ho messo di nuovo Renato, eccetera. Ecco, vedi. Qua È con la solita quello. finta appunto Quello che sto cercando di fare un di... po' di più dopo i doppi passi. Molto efficace perché ricordiamo prima della patch in quella situazione sicuramente ti saresti sistemato col doppio passo, immagino. Decisamente. Però anche questo modo di prepararsi al tiro molto molto efficace e difficile da difendere. Diciamo che è molto simile alla fine come busto a doppio passo, solo devi essere un pelo più in vantaggio rispetto a prima. Ecco, vedi, tipo questo fuorigioco. Questa è la Ok, profondità rivediamo un alta. attimo allora. Questa è la profondità alta, che si vede che la difesa proprio insieme sale. Sì, questi Vedi, salgono in fa automatico, questo sì. passetto in più la difesa da sola, perché in caso di tattica fuorigioco sarebbero saliti molto di più. Che poi molto al limite ci poteva anche stare Ronaldo che stava in posizione regolare, probabilmente. Vabbè, che ormai il passaggio l'avevo anche già fatto. Poi mentre lo prende, mentre lo fa, mentre la difesa sale. Anche lui, vedi, comunque utilizza molto la finta di tiro. Lui È anche con la questo? suola, sì. Esatto. Fa anche qualche Però doppio passo. Inutile. Che ne pensi? questo è il mini bridge. Non sono un fan del mini bridge. Faccio molto di più quello vero col doppio R1. Però ci sono determinati casi in cui serve. Quando siamo sempre là, ad esempio, invece di fare la finta e vuoi fare un boost dritto, utilizzi il mini bridge. Anche che il bridge normale è sempre spostato un po' verso destra. Verso Devi stare in posizione perfetta, esattamente. destra, sì. Quindi io ad esempio lo faccio solo con l'attaccante di sinistra, il bridge. Che in questo caso è Ronaldo. Sì, per questo anche ho messo Ronaldo lì. Lo fa meglio Ronaldo rispetto a È più Mbappé. alto, poi comunque un Toti più forte. Ancora una volta, salvataggio sulla linea, qua sempre che l'hai seguito tu. Sì, spesso faccio uscire il portiere e vado io in porta perché così do meno, diciamo che un po' disorienta l'avversario. Perché magari si aspetta che il difensore gli vada addosso. Gli faccio uscire il portiere, lui pensa faccio il pallonetto e se fa il pallonetto ci sono Pallonetto lo io. prendi, sì. Lo salto, mentre lo salta io già sto in porta e con l'autoblock lo paro. E quindi deve pensare molto velocemente l'avversario. No, ma poi è molto efficace perché non tanti fanno questo tipo di scelta, quindi lo cogli di sorpresa, Sì. soprattutto. Anche se qui magari possiamo notare la tua capacità nello switchare in difesa, comunque sempre l'uomo giusto tra i due centrali e il CDC, che non è In realtà, facile, molti panicano in quelle situazioni.
Sì, non cambiano giocatore, rimangono sul CDC fisso. Ah, diciamo che io da sempre sono abituato a fare così, cioè difficilmente mediano. Quindi comunque un po' d'allenamento, abitudine, mi sono abituato a switchare bene in difesa. Da tutti i FIFA comunque, anche quando il medianare era un'arte. Sì, perché comunque ci vuole tanto allenamento per fare una cosa del genere. Sembra Sì, facile a sì. vederlo, ma in Guardalo, realtà guardalo, guardalo. proprio lui, Ansaldi, Cioè, una bellissima azione. Qua ci sembrano spingono schierati tutto appunto, guarda, col arretrato. 4-4-2 al kick-off inizialmente. Sì. Che alla fine è un centrocampista, te l'ho detto. Poi vabbè, può essere anche che in questo momento lo avevo switchato per provarlo. Però no, guarda, Bruno va comunque No, davanti. no, in certe situazioni si mettono in colonna e l'altra in fila. No, Esatto. Per questo comunque non è così offensivo come sembra. Poi no, è chiaro, interessante. se ci metti Neymar, è un altro modulo completamente. No, beh, Neymar centrocampista. No, COC, che fa proprio il COC, senza rientrare in difesa. Cambia Ah, l'hai provato completamente. anche in questo No, io modo? non l'ho provato perché non lo concepisco così questo modulo. Ho Però c'è capito. chi lo usa. Come, proprio come un rombo largo, i tre davanti che corrono e difendi a uno, o che gli esterni che si accentrano. Invece, per come giochi tu, serve un COC che in realtà è più un centrocampista completo, Sì, che può essere Renato che fa entrambe le Sanchez, fasi. Bruno Fernandes. Sì. Principalmente sono questi. Ho provato anche Ansaldi, ma non era così forte davanti come gli altri. Vabbè, ci puoi mettere quindi un COC puro, però cambia completamente il modo di giocare. Sì, devi giocare come se fosse un rombo stretto davanti, però hai l'ausilio anche degli esterni, quindi sono proprio 5 attaccanti, però poi dietro sei molto scoperto. Vediamo anche la costruzione di manovra con questo modulo. Cerchi di prendere campo soprattutto con gli esterni, però, Io ovviamente. sempre, Sì. ma guarda, guarda. Questo è Ronaldo E una Toti cosa che si che da divora un tutti i altro gol. FIFA mi caratterizza, io uso molto gli esterni e i terzini, esterno, terzino per prendere campo, poi davanti cambio, faccio altro, ma diciamo per salire è sempre questo il metodo per me, perché centralmente vedi anche chi mi pressa magari, se mi pressi centralmente è difficile passare, però sugli esterni alla fine un buco si trova sempre. Poi comunque vedi Bruno Fernandes che sta sempre lì in attacco, toglie un uomo a loro in difesa. Oh, qua finalmente Ronaldo insacca. Bellissima Era anche difficile rete. perché l'ha spostato il portiere. Però sotto l'incrocio, perfetto. Dopo magari vedremo anche quanti gol ti ha fatto questo Ronaldo Toti. Se ha risposto comunque alle aspettative, almeno nei numeri, oltre ai gol sbagliati. Esatto. Per colpa sua sono uscito alle Champions League, alle qualifiche. Non dico che sia colpa sua perché hanno sbagliato tutti, però lui particolarmente. No, confermo perché me la so vista quella partita e ha veramente sbagliato l'impossibile. A proposito, cosa ne pensi dello script? Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane. Qual è la tua posizione, gestione anche, se ci credi? Allora, non ci ho mai creduto troppo, sempre, anche perché facendo buoni risultati ho pensato, script, non script, i risultati si fanno. Il problema è quando ti metto davanti i codici. FIFA dice che se stai sotto un tot ad un minuto preciso, succede questo. Questo per me è assurdo. Sì, che loro si sono giustificati e succede solo nell'offline in realtà. Che poi Ma ci crediamo poco, insomma. esatto. Però sì. C'è sempre chi vince. Cioè, i mondiali si vincono. Le VL si fanno 30-0. Bravo lui qui, per esempio. Bellissimo qua il mini bridge, come lo chiami tu. Perfetto, E questo pure è difficile da difendere. quello diagonale, quando te lo prende, è fortissimo. Il Che a volte problema magari che a proprio. volte non te lo mette nella stessa direzione in cui premi, forse ho notato. Esatto, a volte te lo prende dritto, a volte te lo prende. Non te lo prende bene e quindi ti fa quello lentissimo laterale.
anche per questo non lo utilizzo molto. Ho bisogno di una cosa facile, veloce, da poter fare sempre. Se a volte lo prendo, a volte no, io passo oltre. Qua un'ottima palla di Dybala. Spiazia anche il portiere. Poi Bruno sulla respinta fa anche 4-1. Vedi, comunque Dybala è un giocatore completo, sa passare. Peccato per il 3 debole, però ogni tiro che fa è sempre gol. Storto, dritto, all'indietro, di ginocchio, segna sempre. Voglio ripetere Davvero questo fortissimo. passaggio così vediamo anche che tasti premere. Questo credo sia un triangolo Allora, semplice. io Però vedi un po', probabilmente anche un R1 qua stai triangolo. correndo. No, semplice triangolo. E poi un semplice triangolo che hai visto con telecamera UCI Coop, Coop. quindi è la stessa che stiamo vedendo. Non in No, questo penso sia replay, però predefinita. prima in game. Qua ti hai Penso visto che pure in Rashford game sia dall'altro lato. predefinita. Come? Adesso è predefinita perché è un replay. Ah, Rashford che ok. si è inserito, però senza avere nessuna impostazione, anzi, avevi messo tutto predefinito a Rashford, non c'ha entra in area per i cross. No, 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 niente. Ok, che molti lo usano, io stesso, però Sì, è vero, Pop. non ti convince. E allora, anch'io l'ho usato, però non lo so. Qua un kick-off, anche questo fa parte Classico, io ne prendo del tantissimi, gioco. però mi rendo conto che sia colpa mia, perché io quando segno calo proprio di concentrazione, mi spengo. Poi prendo gol e dico, bravo. No, però è importante questa cosa, saper riconoscere quando comunque un kick-off è evitabile, perché il 90% delle persone dà la colpa al gioco, dico vabbè, kick-off Ecco, non potevo far nulla. kick-off per me non esiste, questo non esiste, non è script, non è, è colpa nostra. Cioè, se io che comunque sono un bravo player di FIFA ne prendo tantissimi, quando un'ora o due mi dice script kick-off, io dico guarda, cioè, Non è testa, realmente così, insomma, testa. alla fine c'è sempre un errore, anche se magari è agevolato chi può battere, potrebbe darsi, però comunque nasce tutto da un errore dell'avversario. Sì, può essere un paio di rimpalli, ma comunque i rimpalli ci sono lo stesso. Quello va dritto e io non lo fermo. Scasso. No, 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 per dire qualcosa. No, ma no, è Però. importante, insomma, saper riconoscere gli errori. Sì. Non so. Oppure se ti rivedi le partite quando sbagli, che cosa No, fai per migliorare, perché. insomma. Ti ripeto, io mi scoccio a vedere le partite di FIFA, specialmente quando non gioco io. Gli streaming di altri player non mi rivedo perché proprio mi scocciano. Ma anche delle mie stesse partite non riesco a vedermi. Io gioco, ti ripeto, provo molto. Quando faccio le amichevoli provo a fare cose strane, proprio per arrivare poi al massimo in VL. Se le cose strane funzionano, magari le ripeto anche. Vai soprattutto a tentativi più che a imitazione, questo Sì, l'abbiamo capito. ma bisogna provare, FIFA specialmente, ma un po' ovunque, bisogna provare. Poi vai, tu hai anche la capacità di provarle in VL, molti di noi magari non se la sentono, provano tante Ma ci rivals, sta. Vabbè tante amichevoli. che su un 2-0, un 3-0, si può provare qualsiasi cosa, poi vedi magari una partita un po' più tirata, non la provi. Però se è un 3-0 al 30esimo... È vero che l'avversario non è al massimo della forma, però comunque se sono cose stupide le provi lo stesso. Magari le provi su un 2-0, però magari io posso permettermi di provarle sul 2-0, che se prendo il 2-1 mi Comunque riconcentro stai un altro po'. tranquillo. Sì. Esatto. Anche perché se mi ribalto un 2-0 è colpa mia. Cioè, anche con il 2-2-2. Mi sembra aver capito che raramente dai la colpa al gioco anche quando perdi. A Do la colpa a Ronaldo quando sbaglia. Ronaldo, sì, a Ronaldo sì. Perché un giocatore di Toti, 99 di tiro, non mi può sbagliare davanti alla porta, col destro, pure col sinistro, in Allora, qualsiasi modo, in questa Toti. me l'ero persa 5-0 al quarto minuto. Che è successo? Allora, che Questa partita succede? l'ultima per il 29 per entrare in top 100. Io, mo tutti mi diranno sniping, eccetera, io la WL la gioco fuori dal party. Becco un amico, Ah! che tra l'altro è quello che mi ha detto di mettere Ansaldi. È proprio lui. Che È proprio lui, dice, ma ci comunque stava vediamo? 17-3, quindi non aveva tutta sta voglia di perdere, immagino. No, però siamo molto amici, quindi... Ma quante volte io voglio becco amici? Vabbè, Cioè... conosci Vabbè, un sacco di gente pure, immagino. ma amici proprio di... Ah, amici Non proprio. giocatori.
Cioè, capito? Le persone giocano a FIFA per divertimento come lui. Ah, ho preso due volte un ragazzo comunque anche bravo, verificato, amico mio, due volte in 2 anni. Cioè, ho un matchmaking particolare. Però comunque io tutto nervoso sul 28, dove, chi becco, poi guardo. Sto quittala Che subito. bello così. Vabbè, Sì, no, perché comunque ti veramente. aveva matchato in teoria un 17-3, era una partita penso impegnativa. Ora non so com'è il tuo storico con questo ragazzo, però diciamo uno che sta 17-3 dovrebbe essere una partita combattuta secondo le aspettative in teoria. E dipende sempre da come sto messo io, come arriva lui con la testa. Se lui sta molto carico, io lui dico il fuori classe 3, Sì, non fuori classe ragazzi. 3, Ci dico. sono fuori classe 1 che si battono 5-0 e quit, e fuori classe 3 che ti battono. Cioè, dallo Che dipende dallo stile di gioco alla fine. stile di gioco, ma anche da come l'avversario ti considera, pure come affronta partite. Diciamo, i fuori classe 1 che se beccano uno forte si cagano addosso, e fuori classe 3 che dicono: oh, questo è forte, do la vita. Dipende molto dalle persone. Quando ti dico io, AVL è testa, non è tanto mani. Cioè, una volta che un minimo di mani ce le hai, fare 20 o fare 23 si fa. Però chiaramente io non ho mai fatto fuori classe 1, 3, faccio solo sempre oro 1. Testa, rivedi bene le partite, e stai concentrato, non giocarne troppe di fila, se perdi stacca. Sì, perché alla fine sono d'accordo con te, chi fa oro 1 comunque un minimo sa giocare e gioca tante partite. Fare lo scalino per fuori classe 3 è alla portata di quasi tutti gli Euro 1, Sì. credo, con un minimo di testa. Ma alla fine in VL, a parte qualcuno, tutti siamo partiti da questo risultato. Io stesso, 17, i primi mesi facevo oro 1, poi dopo 3 mesi, dai, faccio il mio primo fuori classe 3, sono fortissimo, mi sento un mostro. Dopo quel fuori classe 3 non ho mai più fatto oro 1. Si sblocca qualcosa nella tua mente, magari anche nel gioco, ma proprio nella tua mente che dice: ah, l'ho fatto, devo puntare più in alto, e quindi non fai più di meno. Testa, testa, testa. No, no, questo è verissimo perché è capitato pure a me. Poi, però, lo step più difficile credo sia passare dal 27 occasionale, come magari è successo a qualcuno, ai risultati di top 100 fissa come hai avuto tu. Questo come si fa Allora, quest'ultimo upgrade? Intanto magari ripassiamo. una patch, un cambio di FIFA, e però una volta che sei arrivato a fare 27, quindi vuol dire che le mani ce le hai. Testa, come ho sempre detto, e ho detto anche più volte durante questo video, però comunque fare il passaggio 27-30 è molto più difficile di 20-23, perché 27-28 già non è così scontato. È vero che è una vittoria, ma devi farlo 28, devi perderne solo due partite. Perché una volta che ne perdi una, è facile perdere la seconda, e poi che fai? La terza non la perdi. No, ma Quindi, soprattutto che più ne vinci, più incontri avversari forti. E esatto. quello è il problema. E quindi non è così scontato fare il passo 27-28, come non è scontato 28-29. Però una volta che fai il 28, quindi una volta che il fuori classe 1 l'hai superato, i 29 arriva. 29-30 è difficilissimo. Io stesso l'anno scorso, il primo 30 è arrivato a dicembre dopo 5-6-29 di fila, cioè quindi 29-29-29, è complicato fare 30. Però anche lì, una volta che l'hai fatto, la settimana dopo ti ricapita, un mese dopo ti ricapita. Il problema è quello, bisogna fare questo step per poi poterlo ripetere. Vabbè, è chiaro, Ma quanto se... secondo te è alla portata di tutti con l'allenamento e quanto magari invece sono proprio capacità innate? Se uno fa oro 2, quest'anno il 30-0 non lo fa, ma non per qualcosa, perché se uno ha le mani da oro 2, devi prima fare oro 1, poi devi fare oro fuori classe 3, poi devi arrivare al 30-0 fuori classe 2, fuori classe 1, eccetera. Sempre gradualmente, insomma. È chiaro. E quindi nell'arco di un FIFA da oro 1 a oro 2 a top 100 è difficile, se non impossibile, a meno che una patch stravolge completamente il gioco, tu sei fortissimo. Con quello stile. Però il gioco alla fine è quello, quindi difficile da oro 2. Fuori classe 3
puoi arrivare a fare classe 1. Questo in un gioco, sì, anche perché io l'ho fatto. Quindi FIFA 17, FIFA 18 è stato il mio primo fuori classe 1. Se sei un fuori classe 3, alla fine sono 4 vittorie. Si fanno. Ho visto tante persone quest'anno fare 27 che non avevano mai fatto fuori classe 2 l'anno scorso. Però bisogna sempre porsi gli obiettivi giusti. Se sei un oro 1, fai fuori classe 3. Poi si pensa al 30-0. Se sei un oro 2, pensa all'oro 1. Ma come si fa a migliorare, quindi? Tu, dipende, per esempio, tu che non guardi gli altri, che hai detto prima, no? Io non guardo gli altri un po' perché se guardo quella persona fare una skill, magari io mi intestardisco su quella skill, non la so fare, faccio fuori classe 3. E poi è chiaro, qualche cosa, le cose principali, le skill principali si sanno perché girano le voci. Guarda, l'ho fatto il doppio passo, provi il doppio passo. Vabbè, lo vedi pure in game con l'avversario, una cosa che ti dà fastidio, esatto. Pensi la imiti a sua volta. Però, esatto. Da quello che ho capito, tu punti soprattutto sulle cose che sai fare bene. Io punto sulle cose che sono facili da fare, perché se devo premere 26 tasti per fare una skill, comunque premere 26 tasti è complicato, è lento, e preferisco non farlo. Ci sono molte persone che fanno sola, finta di tiro, elastico, crocchetta invertita, altra finta, cioè, per saltare un uomo. Meglio un passaggio. Poi alla fine sbagli un solo tasto e te sei bruciato, esatto. Tutto. Doppio passo era facile, era un quarto di luna e avevi risolto. Il bridge è un doppio R1, che comunque spesso non prendi. La finta di tiro sono due tasti. Quindi alla portata di tutto, di tutti, anche per chi fa un semplice oro 3, che sì. È nella media più o meno degli italiani, insomma. Fare oro 3, oro 2, non vuol dire non saper fare le cose che fanno top 100. Io conosco persone, oro 3, argento 1, che spostano il portiere meglio di me. Cioè, è vero. Non vuol dire non saper fare delle cose, vuol dire o fregartene. Però ci sta, ci sono priorità. O non impegnarsi abbastanza, o avere la testa altrove quando giochi. Sono cose che magari le mani ce le hai, però ci sono tanti fattori per andare bene. Un bravo player che voglia di essere un buon player riesce alla fine a trovare una quadra per tutto. Ho capito. Io però adesso mi sono un attimo fermato, incantato a vedere questo Walker in panchina, 1.200.000 di giocatore, 91 presenze. Perché? 91? Così tante? Non lo rimetti? Io penso che ci fatto 10 partite. Vabbè, 91 presenze sono pochissime. Sono tantissime, 3 VL. Per un giocatore scarso come lui. Ma lo usano tutti adesso. Non mi dicono che Post Patch è il miglior difensore del gioco. Non mi ci trovo proprio, 82 di difesa, non sa difendere, i contrasti li fa vuoto, è lento nel girarsi, è solo veloce andando indietro. Quindi la gente fa triangolo e lui corre e li prende. Oppure vabbè, adesso che hanno tutti la difesa alta ti recupera qualsiasi cosa, però oltre quello dici non vale però assolutamente 1.200.000 quanto sta al momento. No, però sai quella cosa, Varan li copre lo stesso i triangoli. Ramos non ti so dire dopo tutte le partite come, Varan è fortissimo. Io prima dicembre, novembre ho sempre preferito Van Dijk a lui, però è successo qualcosa nel gioco che è diventato Varane fortissimo. Forse Varane è diventato fortissimo. Ho sempre giocato con Varane. Ora potrebbe uscire If, Varane. Io ho provato l'UCL live. Sì. Non mi è piaciuto come lui. Un po' perché avevo in testa il 1.500.000 che costava e quindi dico qua tu devi saltare, dare un pugno all'avversario prenderti la palla, non si sente proprio la differenza. Lo stesso che ho notato su Renato Sanchez, io ho provato l'Europa League Live, non si sente tutta questa differenza. Magari se prende l'app si sentirà, ma non sono giocatori su cui spenderei soldi. Leaf è fortissimo, Varane base è fortissimo, Varane se mi esce piccolo proverò. Vabbè, ovvio. Non credo però che preferirai mai la versione oro a una versione pick. Perché è capitato? Quante volte a me Renato Sanchez sì. If piace più del live. Varan, però se l'avessi non scambiabile, dico l'84. Non spenderei mai soldi a prendermi l'If.
Quello intendevo, sì. Però Baranif non lo comprerò mai. Quadrato, come mai questa versione e non quello 84? Adesso non mi viene come si chiama Allora, il il Rule Breaker rule alla breaker, esatto. fine ha 82-84 di difesa, mi pare. Ha leggermente più difesa, sì. Però, comunque, già l'If, che non ho mai provato, mi sembrava un po' più forte del Rule Breaker. Il Rule Breaker l'ho provato e non mi è proprio piaciuto. Proprio zero, era un legno, non Questo ha si girava. dribbling, sì. 96 Questo agilità. invece è fortissimo. L'ho provato già queste 3 partite, mi ha impressionato. E comunque l'80, il suo 80 di difesa ce l'ha. È importante quindi avere molta agilità per come giochi tu ai terzini. Sì, ma soprattutto per quando ti pressano. Se ti pressano e c'è il giocatore che non si riesce a girare, perdi qua. Soprattutto in un gioco in cui il pressing ti fa la differenza. Ma che giocatore. Il tuo 300 preferito. presenze, Vediamo quanti 300 gol ti ha presenze. fatto Ronaldo, l'avevamo promesso, quasi due a partita. E E comunque, per la media, per quanti comunque ne gol faccio sbaglia. io, non è troppo. Io ho avuto attaccanti che segnavano 3 gol a partita anche. Ma lo stesso Ah. Ronaldo If, con, tra doppi passi, Aveva la stessa e media. Ah. aveva la media più alta. Però comunque considera che ha giocato sempre un attacco a 2, questo Ronaldo qui. Da oggi lo proverò di nuovo in Oggi cambierà attacco a 1. qualcosa magari nelle statistiche. E come te lo spieghi, appunto, che alcune versioni con il rating più basso possano rendere di più in game? Allora, io su Renato Sanchez ti posso dire che il base di Renato Sanchez è scarso, chiaramente, ok? Un Mai ragazzo visto a nessuno normale. quello, sì. L'IF è fortissimo, quindi non vuol dire che gli hanno aumentato quelle statistiche e è diventato forte. L'IF ha un connubio di statistiche che lo rendono forte. Una sequenza di statistiche così come sono che lo rendono forte. Appandolo magari, gli tocchi qualcosa, gli aumenti la forza, però aumentando la forza tu comunque lo rendi meno agile, perché comunque vuol dire che è un po' A più prescindere, se fisico. tu gli aumenti la forza, anche se l'agilità da 79 passa a 81, è meno Capita. agile? Tu comunque stai rovinando questo equilibrio che ha trovato questa carta IF, che decisamente OP è fortissima. Tu stai rovinando questo equilibrio toccandogli le statistiche, e può capitare che non sia più così forte. Su Ronaldo non me lo spiego, perché il base è fortissimo, l'if è fortissimo, il sif è fortissimo, anche lui è Questo fortissimo, e non è. addirittura con motore a 99 in agilità. Però devi vedere sempre l'equilibrio. E comunque, in quanto agilità, si vede proprio che è il migliore lui. Ma è chiaramente fortissimo, però quel 99 di iniziazione, quel 99 potenza tiro, ti porta a dire che non esiste uno col tiro migliore di lui. Ma invece io ho visto persone che tirano molto meglio di lui. Davanti alla porta lui mi ha sbagliato molto di più di quanto mi sbagliava il 93, Ma di quanto mi ha tuttora sbagliato nei l'abbiamo pareggi. visto nell'ultima partita. Comunque per fare due gol ci ha messo 5 tiri. E Sì. non credo che hai fatto scelte di tiro sbagliate tu. Anzi, Spesso le faccio. Io spesso. non Quindi sono magari quello può essere di... un tuo difetto. Sì. Però ci sono alcuni tiri che dico, no, tu qua devi segnare. Non è possibile. Neymar è un mostro. Neymar davanti alla porta, il base io l'ho sempre odiato perché non faceva un gol, zero. Davanti alla porta sbagliava sempre tantissimo. Questo invece Però si sente la differenza. questa versione è fortissima. Sarà un po' piccolino, quindi comunque il dribbling in velocità, capito? Il superarti l'uomo col Brigi, per esempio, non è efficace come Ronaldo, però è fortissimo. Perché ricordiamo anche, per chi non lo sapesse, il bridge è importante l'altezza del giocatore, che ha Sì. una falcata più alta di passo proprio. Quindi se lo fai con uno di 1,75 è diverso di farlo con un player di 1,87. Ti fa Sì, decisamente. una falcata molto più ampia. Dybala magari è sullo stesso stile di Neymar. Vabbè che sull'esterno è più efficace perché comunque non se l'aspettano, il Usandolo difensore in sulla addosso. fascia sinistra ti capita spesso di fare il bridge Sì. con l'esterno sinistro. Io niente, stavo facendo vedere semplicemente i tuoi risultati su FootWiz, qua top 100 fissa ultimamente, però comunque addirittura mensilmente centesimo al mondo. A Sì, da lo gennaio, scorso mese. al momento 108, vabbè abbiamo giocato solo una VL. E non capisco perché 108 e invece settimanale 107. Mi sta dando gli sfuggi. Non si sa. E invece su FIFA 20 pure a novembre, soprattutto 24esimo al Sì. mondo. Poi hai detto questo è un nuovo account, a FIFA precedenti non c'è nulla. No, l'altro è Sales Adria senza la N. È uno dei motivi per i quali l'ho cambiato anche.
Vabbè, qua vediamo il tuo Twitter, il tuo Instagram, in cui riporti tutti i risultati, i consigli e cosa ne pensi. Qua vediamo di Ansaldi, Che Lautaro che giocatore. hai usato fino a poco tempo fa, Bel Mbappé, giocatore, Lautaro Fis. pure quello mai visto a nessuno. Il tuo canale Twitch, andatela a seguire, non so se stai streamando, hai intenzione di streamare. Sì, diciamo che i premi li stiamo streamando sempre. Siamo sei ragazzi che portano i propri premi. E abbiamo portato i Toti, un pack opening dei Toti con 600 pacchetti. E la VL mi risulta un po' difficile streamarla, un po' perché io divento scarsissimo in streaming, però questo è il mio limite, dovrò migliorare. E un po' perché sto avendo proprio problemi con il computer ultimamente, e quindi sto avendo difficoltà anche tecnico. Come mai secondo te giocando in streaming diminuisce un po' la qualità? È la pressione o... Allora, un po' come giocare in party. In party io divento scarsa, ma perché? Tutti un po' così. Ma perché io quando gioco, io la play, sto in silenzio, se prendo gol non dico niente, credo, mi concentro. Invece se sto in party, un po' mi sento anche in live, mi sento autorizzato a parlare, dico A guarda giustificarsi anche questo. magari quando A c'è un errore. giustificarmi, guarda questo, che errore mi fa, guarda questo, che è uno scandalo e sto perdendo con lui. Sono comunque parole che ti fanno sprecare energia, concentrazione. Poi magari mi distrago un po' leggendo i messaggi. In parte ascolti le persone che parlano e non ti concentri al 100% sul gioco. Poi comunque per fare questi risultati devi essere concentrato. Poi c'è chi comunque la live la lascia andando, la considera proprio e gioca, riesce a giocare. Quello Come dipende sa? pure dalla personalità e dai Sì, caratteri anche da persona a persona. Però per la maggior parte delle persone mi sento di condividere che vale quello che hai detto tu. È più difficile. E quindi porti soprattutto pack opening ultimamente. Progetti per il futuro? progetti del futuro. È andare a fare una bella qualifica. Ho fatto la penultima, un buon risultato. Top 96, non mi ricordo, 100 non mi ricordo, e l'ultima è andata male, non mi trovavo proprio con la squadra e anche con lo stile di gioco, però vorrei fare una bella qualifica, una qualifica puntando tra i migliori 16-32, farmi riconoscere lì in E quando mezzo. sarà? Quanto tempo No, manca? non lo so, non, sinceramente le qualifiche prossime non lo so, che sono state sabato scorso, Ah. però ci sta la Nations League giovedì 18 Sì. e ce ne saranno 8 di coppe e quindi speriamo là di fare un buon risultato, di qualificarci per Coverciano. Interessante. Però ovviamente ti facciamo in bocca al lupo. Ti Grazie. ringrazio soprattutto per la qualità dell'intervista, degli interventi. Grazie È stata una piacevolissima chiacchierata. Magari, chi lo sa, ne arriveranno altre, magari anche con te, chi lo sa, a a te. festeggiare Volentieri. qualche altro ottimo risultato o meno, o top 100 non, o altre cose così. E Vabbè. Ci comunque, proveremo. abbiamo dato il via a questa vecchia nuova serie. Speriamo che sia piaciuta al pubblico. Fateci sapere che ne pensate. Magari ne arriveranno altre. Ti ringrazio, Grazie Andrea, a te. per questo video. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ricordate di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale.